Diventa sempre più difficile riempire il carrello della spesa in Croazia. L'entrata in vigore dell'euro, moneta unica europea, il 1 gennaio 2023 ha comportato un aumento dei prezzi per molte tasche. Le opinioni dei cittadini divergono, pochi credono sia colpa dell'euro. La legge del mercato è la domanda e l'offerta e basta, dice una residente. Mica è scritto in una legge che non puoi aumentare i prezzi. Ora lo copriranno sotto l'euro, ma non è colpa dell'euro, la colpa è di altri. Chi ha alzato i prezzi dovrebbe riportarli a come erano prima, non è giusto, è un disastro con questi prezzi. In risposta ai reclami, i proprietari dei negozi riconoscono che ci sono stati cambiamenti, a loro dire attribuibili agli arrotondamenti. Abbiamo arrotondato i prezzi, qualcosa è salito, qualcosa è sceso. In sostanza, la gente fa ancora un po' di fatica a gestire l'euro. Non abbiamo nemmeno alzato i prezzi, è normale. La conversione non implica che i prezzi debbano salire. Il presidente della Camera di Commercio e Artigianato croata difende gli aumenti dei prezzi, fin tanto che sono giustificati. C'è un valido motivo se hanno aumentato i prezzi. Altra cosa è se non hanno rispettato la legge arrotondandoli. Lì hanno commesso un errore. La Croazia ha registrato un'inflazione pari al 13,5% a novembre. Centinaia di ispettori statali scansionano negozi e mercati in tutto il paese alla ricerca di abusi.